Sì, oggi sarà proprio difficile prendere un pesce in queste condizioni. Tempesta di sud-est. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Questo weekend di Pasqua è terribile. Sono arrivato al mare in costa ovest Sardegna, spazzato da un vento incredibile, un vento da sud-est. Era di una potenza incredibile, ha disintegrato tutto lungo la riva, rami, alberi, pali della corrente. Mi ho voluto fare una piccola sfida con me stesso, non potevo fare altro, non potevo uscire al largo, non avevo, ho detto. Mi cerco una zonettina riparata sotto qualche montagna e oggi pesco in tana. Mi controllo qualche tana, mi do il tempo un'oretta e vediamo cosa tiro fuori. L'obiettivo è prendere un pesce, infatti non c'è altra possibilità oggi perché col mare così poi vicino a terra l'acqua è cristallina, quindi non ci sono forme di vita, non ci sono pesci. Però una piccola sfida con me stesso. Ho preso l'80, ho tolto la terza passata, caricato al minimo qua, di là. E ho cominciato a frugare nelle tane, cosa che a me non piace, però in queste circostanze è l'unico modo per tirare fuori un pesce. Mi sono detto, se prendo un pesce, esco. Ho trovato una grotta abbastanza profonda, nelle prime discese ho visto due corvine molto distanti, che non ho sparato perché avrei perso l'asta, non le avrei comunque colpite. Ho lasciato passare un po' di tempo, ho cercato con la torcia di illuminare in qualche spacco laterale per farle magari spostare, per farle avvicinare in un posto più sparabile, e poi, come per incanto, in un'ennesima discesa mi sono trovato la bellissima corvinona davanti e l'ho fulminata con un tiro. Fine. Sono uscito di corsa, la giornata è finita nel migliore dei modi. Era il mio obiettivo di questa giornata. Poi in seguito vedremo di divertirci in modo diverso. Un salutone a tutti, grazie per la visione, alla prossima.